respira più. Dalla finestra vedo un aquilone volare insieme alle speranze di vedere a fine anno la parola promozione. Prima elementare, siamo emozionati. Probabilmente più di lui. Noi. Più o meno noi nella giornata di oggi spenderemo intorno ai 200 euro, 300 euro, cartella inclusa. Almeno a bambina un centinaio d'euro. E lo zaino invece costa da solo un'ottantina d'euro. È una bella spesa, infatti noi ci organizziamo per i compleanni, abbiamo i compleanni estivi e quindi già li chiediamo da allora. È uno dei trucchi per risparmiare il regalo di compleanno, perché preparare cartella e zaino incide e non poco nel budget familiare, con i prezzi in aumento in questo 2021 secondo le associazioni dei consumatori. Quanto si spende in media nel suo negozio? Beh, una cinquantina d'euro sì, perché poi basta poco. Diario e un astuccio già o uno zaino. Tra gli anni scorsi e quest'anno c'è stato un aumento dei prezzi? Beh, un po' sì, perché la materia prima è aumentata da qualche mese a sta parte per forza di cose. Un 5-10% sono aumentati i prezzi. Parliamo di libri nuovi per la scuola. Per le medie si aggira intorno ai 200-300 euro. Invece per le superiori? Intorno ai 400-500 euro, soprattutto se parliamo di licei. Ci sono stati aumenti tra gli anni passati e quest'anno? Ma aumenti veri e propri no, ci sono dei problemi di reperimento di titoli. Le famiglie stanno comprando i libri nuovi come gli altri anni o più sull'usato? Sì, ci sono molte richieste di usato che noi nella nostra libreria non abbiamo. Un'altra cosa che viene molto usata sono i buoni libro. Sono aumentati rispetto agli altri anni? Sì, sì. Dall'inizio della pandemia ne sono stati distribuiti molti. Regolarmente qui c'è un risparmio base del 40% sul prezzo di copertina prendendo il libro usato. Poi prendendo le edizioni ancora precedenti c'è un risparmio ancora maggiore, più il risparmio che uno può aggiungere rivendendo poi i libri. Quest'anno libri usati, però non tutti si trovano, io prima vengo qui e poi eventualmente vado su internet per i libri che non si trovano. Che tipo di persone vengono qua? Di tutte, di tutto, dagli extracomunitari alla Roma Bene, alla Roma di Borgata, tutti. Sono intorno ai 150-200 euro per libri che cambiano ogni anno e cambia solamente una piccola, non riesco a capire il perché, poi sono sempre le stesse cose, insomma. Non è che i promessi sposi si hanno divorziato. All in all, you're just a-